Certo che queste fusioni potevano farle un po' meglio, un po' più fighe invece di prenderle dal sito. Chissà se magari faranno un gioco un po' fatto meglio. Ma aspetta un momento. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Don't ask me why, you're right, you're right. Ciao a tutti creators e benvenuti in questo nuovissimo video. Ci troviamo su Pokémon Fusion Generator. Ragazzi, questo è un Pokémon di tipo diverso da Infinity Fusion, perché qui le fusioni sono fatte come Dio comanda. Quindi la trama è anche un tantino più complessa, quindi nel senso indugio andiamo a vedere di che si tratta. Sì, sono Johnny, grazie. Sono pronto? Sì, ciao, ok. Andiamo accanto. Bene, Crisis, cominciamo dalla struttura del professor Oak. Andiamo a scegliere il nostro primo Pokémon. Sì, molto bello, grazie. Cerco di aumentare un po' il... Ecco, sì, sono pronto, vediamo. Come sono questi cavolo di tasti? Charmander? No. Bulbasaur e Squirtle. Ragazzi, io sono a fedele sempre a Charmander. Sì, lo chiameremo Fiamma. Lei, come al solito, prende Squirtle. C'è la solita battaglia, ok, certo. Dai, scippalo. 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 Mi sta passando tutte le difese. Va bene, è finito? Grazie. Livello 6. Ah, per quanto. Ok, ciao. Ehi, aspettate, dovete andare alla strada 2. Ok. Ah, grazie. Quindi, ma siamo a Viridian City, dove... Ehi, c'è Bill che lì... Vabbè, andiamo a vedere. Oh, PG! PG del cazzo! Ah, impariamo Fiamma. Oh, la foresta di Viridian. Weedle. Ciao Willow, è un piacere conoscere. Hakuna Matata. E adesso sono Pokémon normali. Perché qui la trama è un tantino diversa, quindi dovrebbe essere più carina. Andiamo a vedere di qua. Ma che culo, un Pikachu. Ok. Ah già, ma io non ho... Vediamo. Vai Pokéball! Hai rotto il cazzo. Aiuto! È un Beedrill che corre appresso a Bill. Vediamo. Smokescreen. Ah. Si intosta, eh? Haha. L'ultimo graffio, vai. Perfetto. Ora abbiamo una netball che sarebbe una reteball. Però proviamolo prima con la Pokéball, va. Sono avvelenato, bene, benissimo, anzi. Preso Beedrill, ragazzi. Preso un Beedrill, bene, diamo il soprannome, lo chiamerò. Lo chiamerò.
Zanzi, ci sta. Grazie. Adesso andiamo a farvi vedere. Ti curo i Pokémon. La succo mai di chi gli ho messo. Oh, sono di nuovo qua. Ah, ecco Billy. Andiamo. Signore e signori, grazie per la vostra pazienza. Questa è una rivoluzione che cambia. Questa rivoluzione cambierà le battaglie Pokémon. Faccio vedere come. Pikavi! Guardate com'è fatto bene. Cioè, non ha proprio niente a che vedere con quelli dell'altro. Bello, bello, bello. 1.000 dollari. Questo è un Pokémon fuso, Pikivi, un nuovo tipo di Pokémon creato da me perfettamente con le cellule integrate. I capi palestra hanno già questi Pokémon fusi, stanno usando la loro potenza per in battaglia. E presto sarà creato anche per il pubblico. Avete domande? È bellissimo! Ne voglio uno! Incredibile, ne voglio un altro anch'io! È inaccettabile! Cosa? Mi scusi? Questo è un abominio! È innaturale! I Pokémon sono amici, non sono esperimenti! Sei andato troppo oltre, Bill! Ma non so di che cosa dici! Penso che questo piacerà tanto. Non pensavo che non piacesse. Ma tu cosa vuoi, vecchio? Non vedete questa crudeltà nei Pokémon? Io vado a casa. Grazie per il tuo aiuto, Jenny. Qualcosa? È davvero interessante. Pokémon fusi, Billy. Oh, è molto. Quel vecchio là forse ha ragione. Ci vediamo a Pewter City. Ciao, bello. Io me ne vado a Pallet Town, vabbè. Quindi in poche parole. Ciao, tu chi sei? Ah, il vecchio di prima. Ah, nemmeno entro in palestra che già. Quindi ragazzi, come vedete è diverso. Ora andiamo, più visto che non abbiamo fatto niente. Andiamo verso Pewter City, che sarebbe la cosa di Brock. E poi basta, stacchiamo per ora. Però voglio vedere se trovo Pikachu. No, vabbè. No, vabbè. Ok, cambiamo Pokémon. Preso Pikachu, ragazzi, preso Pikachu. Pikachu, ti chiamerò Pikachu. Che bello, adesso sono contento. Strada 2, Pewter City. Grazie, gentilissimo. Interessante. Eccola, Jenny, aspetta la foresta, vabbè. Dove potresti allenarti? Ah, ha preso Butterfree. Minchia. Vediamo. Vai Pikachu. Thundershock. Paralizzalo. Thundershock. Thunder Kid è vivo. Ciao Pikachu. Vai Zanzi. Fury Attack. Fury Attack. Zanzi, zin zin zin. Che deve fare? Oh, ha trovato Mankey. Bene.
Buona a sapersi. Ti ho avvelenato, manchi del di merda. Oh, so attaccare più di due volte. Grande Zanzi, bravo Zanzi. Sono impressionata, sei forte, prenditi il taglio. Sì, ok, ce ne vediamo. Bene ragazzi, la palestra di Broccio credo che la faremo la prossima volta, anzi la faremo sicuramente la prossima volta. Faremo solamente una prova, andiamo da uno scagnozzo e vediamo se lui già ha Pokémon. Vediamo, ciao scagnozzo, ha un Geodude, bene. Dovrò allenarli per la prossima volta, però questa volta non è un'altra. Ecco, vedi, Shulker Terpi, vediamo che cos'è. Guardate come siamo fatti bene, è Shankle e Caterpie, fatti benissimo, molto bello. E quindi ragazzi, non sono fusi solo i Pokémon di prima generazione qua, anche quelli di seconda per il momento. Sensory, vabbè, Sensory. Quindi anche lo scagnozzo aveva un Pokémon fuso, bene. Oh! Non me l'aspettavo. Dai, ci vuole tutto tempo. Cosa uscirà mai? Un Charmeleon! 3 ore, cioè, impossibile. Ok, Grazers. Per questo video è tutto, vi invito a lasciare mi piace se volete il continuo della serie. Io qui ancora non posso fondere i Pokémon, credo che lo potrò fare quando andrò alla città dove Billa ha la casa. E quindi niente, dovrò subire queste... chissà come andrà avanti. Quindi lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Qui da Jenny è tutto, ciao Crazers.